Quattro nuovi inediti sono il mondiale che è già uscita Esatto. e devo dire mi sta dando grande soddisfazione, la gente piace, piace ai grandi e ai bambini, quindi quando una canzone riesce a prendere tutto un pubblico è un successo per chi l'ha scritta e per chi l'ha interpretata, in questo caso per me. Poi c'è Nucleare, che è un altro bellissimo pezzo, Incredibile voglia di niente. Nel quale insomma ho lavorato anche al testo, e Inutile canzone che invece è stata scritta testo e musica interamente da me. Ok, senti, parliamo un po' di live, hai dato il massimo, adesso riprendi, però prima voglio chiederti come sono andate queste date, sono andate benissimo, avevi una carica sul Grazie. Le palco. date scorse sono state meravigliose, avevo una band sul palco straordinaria, musicisti incredibili, e lo spettacolo, nonostante fosse uno spettacolo molto particolare, è piaciuto tanto e non vedo l'ora di tornare. Sto lavorando alla scaletta, inserendo tanti brani nuovi, spero insomma di riuscire a farli tutti. Ci saranno delle novità sicuramente, perché lo spettacolo bene o male sarà più o meno quello, però sto lavorando anche a delle novità. Spero di riuscire a realizzarle tutte, spero che possa venire più gente possibile a vedere questo tour, perché secondo me merita. Senti, nel tour dai tutto, io vorrei capire quanto è importante per te la dimensione live e soprattutto qual è la cosa più bella che poi ti porti a casa di tutte le date, insomma, che fai. La dimensione live è l'unico motivo per il quale faccio questo mestiere. Cioè, se potessi fare solo dischi per andare in tour, sarebbe per me molto più divertente. Sul palco mi sento bene, non mi sento impacciata, non mi sento a mio agio, me la godo proprio e ogni volta che salgo sul palco capisco realmente perché ho deciso e continuo insomma, a rinnovare questa passione per il mio lavoro, per la musica. Quando torni a casa con gli occhi pieni di tutte quelle persone che erano lì, delle loro voci, delle loro urla, della loro felicità. Quindi torni a casa e ti porti addosso la felicità degli altri ed è una cosa secondo me bellissima.